È stata una partita dalla grandissima intensità, per quello si sono visti molti errori da una parte all'altra. Sicuramente ci rimane l'amaro in bocca perché, voglio dire, il gol è stato un gol molto strano, eravamo in netta superiorità numerica, poi soprattutto abbiamo avuto due occasioni da gol importanti a tu per tu col portiere, e quindi sicuramente a mio avviso il pareggio era un risultato migliore, voglio dire, più giusto. Ci siamo ricascati perché il dato che si vede in questa fase è che magari quando arriva qualche palla lì in area di rigore la squadra non, la difesa non è serenissima, perché anche oggi, ripeto, il gol è stato abbastanza strano. Sicuramente, voglio dire, non stiamo andando in guerra, si sta giocando a calcio, bisogna avere più serenità, anche divertirsi un po' di più e fare le cose in maniera giusta. Questo dipende anche, forse c'è un nuovo portiere, nel senso già prima del gol, no? Avevamo visto qualche incomprensione, ancora qualche comunicazione da migliorare. Ma guarda, è normale, abbiamo alcuni giocatori che sono nuovi, devono conoscersi ancora meglio tra di loro, però alcuni sono anche molto, molto giovani, però ripeto, secondo me la squadra la prestazione l'ha fatta, ovvio che c'è molta strada da fare perché bisogna migliorare per cercare appunto di potersela giocare in maniera reale contro qualsiasi compagine. Ecco, dopo il gol dell'1-0 forse un atteggiamento diverso serviva, dopo essere andati sotto. Ma io ho visto gli ultimi 10 minuti che i ragazzi hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, ma è stato proprio un discorso mentale, perché il blocco centrale del secondo tempo l'ho vista proprio scarica fisicamente, perché ho chiesto loro di essere super, super aggressivi. Essendo un uomo di calcio so bene che quei ritmi, come dire, è quasi impossibile tenerli per tutta la gara. Cosa può dare un giocatore come Pesenti, che è entrato nel secondo tempo, anche con la sua esperienza, oltre che chiaramente con l'apporto di gol? Ma sicuramente ci darà una grande mano, ovvio che in questa fase qua è molto importante la gestione delle sue forze e per prevenire soprattutto infortuni, perché non ci si deve far prendere dal fatto che magari ci sono partite ravvicinate, è tutto un discorso che si fa con lo staff sia medico che tecnico, perché la cosa importante è che tutti i giocatori siano a disposizione. Pochi giorni adesso per preparare, no, tante sfide che sono tutte ravvicinate. Sì, abbiamo po pochi giorni, però voglio dire, è un modo anche per mettere minuti nelle gambe, ma soprattutto cercare di fare il risultato, perché è poi quello che ti mette le condizioni di lavorare con più serenità. Le condizioni di Borghini? Borghini a fine gara era ancora disteso sul lettino, normale che è monitorato dai nostri medici, ce n'erano tre praticamente che erano lì. Voglio dire, il ragazzo è cosciente, non dovrebbero esserci problemi seri.